dipinto è uno dei molti ritratti che l'artista Corrado Cagli eseguì dell'amico e allievo Mirko Basaldella. Lo scultore viene ritratto in un atteggiamento quasi pensoso, mentre distrattamente gioca con l'antico strumento musicale appoggiato sulle ginocchia, evocando al contempo un'intensa sensualità e malinconia. L'opera, realizzata nel 1935, viene inserita nel periodo di produzione artistica di Cagli, che risente degli influssi della scuola romana, movimento a cui Cagli diede vita assieme a Cavalli, Capograssi e Melli, tra gli anni 20 e 30 del Novecento. Nel dipinto spicca infatti l'utilizzo di una pennellata fremente, liquida e brillante, con un tonalismo dominato da toni caldi, rossastri e bruni. Il cromatismo crepuscolare, tipico dell'arte di Cagli durante il 1935, si unisce a una costruzione compositiva che rimanda ad un'arte arcaica, quasi quattrocentesca. Nella produzione di questo periodo è infatti frequente il riferimento a maestri del Rinascimento, come la predilezione per Piero della Francesca, Paolo Uccello e Masaccio. Il dipinto, esposto alla mostra dedicata all'artista nel 1980 nel capoluogo dorico, venne in seguito donato dalla famiglia Cagli al comune di Ancona.